Al via oggi nella Basilica Cattedrale di San Panfilo la 2 giorni del convegno diocesano, che ha come tema la Chiesa in uscita e una Chiesa con le porte aperte. Al centro della riflessione l'esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco. A presiedere il convegno è stato il vescovo diocesano Angelo Spina. La prolusione invece è stata tenuta dal teologo Gennaro Mattino. Oggi la Chiesa ha bisogno di uscire per incontrare gli uomini e le donne di questo tempo. L'evangelizzazione però avviene nel quotidiano e ha sempre a che fare con la vita vissuta. L'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco, è una grande lezione di pastorale, una grande provocazione per un metodo nuovo che possa rivoluzionare la prassi stessa ecclesiale. Non con l'intento di voler scardinare quelle che sono le tradizioni della vita ecclesiastica, ma ponendosi il grosso problema di come arrivare a tutti gli uomini. E la parola chiave per fare in modo che ci sia un motore rinnovato all'interno della Chiesa è la parola gioia, la gioia del Vangelo. Ovviamente, per far passare la gioia del Vangelo c'è bisogno di persone che gioiosamente la accolgono, la vivono, la testimoniano e insieme a questo elaborano meccanismi di passaggio che abbiano la capacità di testimoniarla non soltanto teoricamente, ma nella vita concreta di ogni giorno. E questa è sicuramente stata una bella giornata, bel convegno che continuerà anche domani, però è stata una giornata, sono state delle parole molto significative che sicuramente arricchiscono la nostra fede e anche la nostra cultura cristiana. L'evangelizzazione è il cuore della quotidianità, è la vita stessa che deve dare l'annuncio del Vangelo alle persone, altrimenti, come ha detto anche il teologo, non saremmo credibili e il Vangelo non avrebbe nessun significato. Ha sempre a che fare con la quotidianità perché ha a che fare con la vita del cristiano. L'annuncio del Vangelo non è sempre facile, ma ciò, ha ricordato Monsignor Mattino, non è da relegare al mondo che cambia. La repentina evoluzione della società spesso diventa un alibi per il cristiano. La storia ha sempre conosciuto momenti difficili, ma la parola di Dio può sempre attecchire. Il vero problema è che molto spesso questa definizione che il Vangelo fa fatica a passare per colpa del mondo è un alibi, perché non è che il mondo di oggi sia peggiore di quello di ieri. I primi evangelisti si sono trovati, i discepoli di Gesù e gli apostoli, a lavorare il Vangelo in un contesto socio-politico e culturale completamente avverso. Eppure, benché martiri, hanno avuto il coraggio del Vangelo. Ci sono delle zone oggi del mondo dove dei cristiani, per non rinnegare la propria fede, si fanno uccidere. No, no, il mondo non è più cattivo di quello di ieri. Siamo noi che molto spesso non siamo all'altezza del passaggio della parola, non siamo all'altezza del cambiamento del mondo. Domani è prevista intanto la seconda giornata. Il relatore sarà Ernesto Oliviero, che parlerà della Chiesa in uscita.